Grande successo, soprattutto di grande partecipazione di ragazzine, esordienti ragazzi, che è stata una bellissima vedersi con i ragazzini che si impegnavano a gareggiare e a fare questo bellissimo sport. Il fatto di aver cambiato location, di essersi spostati dal Campo Coni ad Ariano, ha un po', influito sulla mancanza di iscrizioni rispetto allo scorso anno, oppure non è cambiato nulla? No, a dire la verità, questo è stato un atto dovuto perché ormai il Campo Coni è alla frutta, come si vuol dire, perché la pista non consente più di poter fare atletica leggera, gare di atletica leggera. Questo è un grande rammarico dopo tutta la battaglia che stiamo facendo. Credo che l'amministrazione comunale sia ancora sorda a questo tipo di intervento. Sono solo chiacchiere quello che mettono in giro. Speriamo che mi sbaglio e il prossimo futuro mi dia torto, spero tantissimo che mi sbaglio alla grande. Ritornando al fatto, non penso, anzi, molti sono rimasti stupefatti della struttura di Ariano Irpino, perché è veramente un bellissimo campo, una bellissima struttura, e quindi che ci ha dato la possibilità di fare anche un record regionale di una ragazzina esordiente sui 60 metri con 8,03. Giulia Giordano, quindi tutto sommato è andato benissimo e sono rimasti tutti soddisfatti.